Oggi si parla tantissimo di tono di voce aziendale e sempre più aziende cercano di creare un tono di voce che sia allineato con la loro personalità. Ma che cos'è il tono di voce? È l'espressione della personalità del brand con le parole, ma anche poi con le immagini, con tutto quello che sono i comportamenti online e offline dell'azienda. Se ci pensi, la stragrande maggioranza delle aziende ha sempre avuto un tono di voce molto asettico, molto impersonale. Quando tu senti magari al supermercato che ti dicono si prega la gentile clientela di avvicinarsi alle casse, stai sentendo un tono di voce completamente impersonale e asettico, no? Perché tu diventi la gentile clientela, nessuno vuole essere chiamato cliente, si prega non lo dice nessuno, tra l'altro è impersonale anche il si prega. E quindi e tantissime aziende si esprimono così ancora oggi, no? Quindi invece di dire paga, molte aziende ti dicono procedere al pagamento, che è un'espressione proprio asettica, quasi burocratica. Poi è arrivato internet e i giochi sono cambiati, perché prima di internet erano i brand, erano le aziende che comunicavano fuori e le persone potevano raramente rispondere. Quindi da una parte c'era una comunicazione unilaterale, dall'altra i brand e le aziende non sapevano neanche cosa piacesse alle persone. Invece poi è nato internet. Con internet è cambiato tutto, è cambiato il gioco. Perché? Perché adesso le persone non solo ascoltano il brand molto più attentamente, ma rispondono, o se rispondono, e criticano i brand. E i brand devono imparare a essere molto più umani. E cosa dà maggiore umanità del tono di voce, cioè dell'espressione appunto della personalità del brand. Per questo le aziende stanno cercando di svecchiarsi un po' e la maggior parte purtroppo non ce la fanno, nel senso che diventano semplicemente un po' più amichevoli. Però è un tono molto asettico, no? Quindi magari ti danno del tu, però continuano a chiederti di procedere al pagamento. O pensa magari quando c'è una lamentela sui social network sotto un post su Facebook, ad esempio, di un'azienda, e l'azienda risponde: ciao Francesca, e quindi danno del tu, sono molto più vicini, e ti preghiamo di consultare la nostra pagina del customer care dove potrai trovare tutte le informazioni che ti servono. Questa frase sembra una frase normalissima, in realtà dal punto di vista della chiarezza va abbastanza bene, ma è completamente asettica. Tu parli così con i tuoi amici, ma non solo con i tuoi amici, tu parli così al bar, si prega di procedere a darmi il caffè, lo dici così, no? È assurdo, eppure le aziende ancora molto spesso lo fanno. Lo fanno, ma non tutte, non tutte. Ci sono delle aziende che in realtà poi sono famose per il loro tono di voce e la loro personalità e sono quelle che poi catturano le menti e i cuori delle persone. Pensa a Red Bull che parla di sfida, di ribellione, pensa a GoPro anch'essa che parla di avventura, pensa a Nike, no? Just Do It, che ti sfida, ti dice che la tua grandezza deve essere trovata, ricercata in te stesso, in te stessa. Sono tutte aziende che sono famosissime proprio per il loro tono di voce. Andiamo a vedere qualche esempio di tono di voce giusto per capire, andare più in dettaglio cosa significa avere un tono di voce. Partiamo con Monster, un concorrente di Red Bull, un energy drink, che si presenta così sul suo sito. Guarda la scheda prodotto di Monster, questa è uno dei gusti. Ultra fiesta senza zucchero. Non è il momento di dormire, ma quello di far festa come se non ci fosse un domani. Ultra fiesta celebra le notti che si trasformano in albe e gli amici che sono famiglia. L'ultra festa mango senza zuccheri unisce il gusto del mango alla linea ultra che tanto amiamo, il tutto arricchito dal classico Monster Energy Blend. Siete pronti alla fiesta? Senti che questo tono di voce non è un tono di voce impersonale, non è un tono di voce asettico, è un tono di voce aspro, è un tono di voce sfidante, è un tono di voce che utilizza parole che normalmente le aziende non utilizzano. E questo caratterizza Monster. Ovviamente non andrebbe bene per tutti. Nike utilizza altre parole, ad esempio, no? Perché ad esempio il tono di voce come si costruisce? Si costruisce, tra le altre cose, prendendo delle parole caratterizzanti che appunto caratterizzano il brand. Quindi ad esempio per Nike sarebbe vittoria, sarebbe sfida, sarebbe grandezza. E per IKEA? Beh, famiglia, casa,
espressione di sé, no? E prezzi bassi anche, perché no? Ma insomma, il tono di voce di IKEA si costruisce più su, con queste parole. Sfida, ad esempio, per IKEA non è una parola chiave, diciamo, no? Nel suo tono di voce, mentre per Nike lo è. Per Monster potrebbe esserlo. Vedi come dobbiamo pensare a come possiamo esprimere la nostra personalità, la personalità del brand, attraverso le parole e le espressioni che noi abbiamo. Vediamo un altro esempio. Questo è un esempio bellissimo, secondo me, di Under Armour, un concorrente di Nike, potremmo dire, no? Che ha un tono di voce molto duro, ruvido, aspro, e che anch'esso parla di sfide. E guarda come presentano queste scarpe. Avevamo un obiettivo: sconfiggere la gravità. Già questa parola, no? Sconfiggere, tra l'altro non si può neanche sconfiggere la gravità, ma a loro non interessa. Non hai mai provato un'ammortizzazione come questa prima d'ora? Basta, questa è una frase che loro ti dicono senza mezzi termini. Non è che dicono ma è migliore delle altre, provala poi vediamo, no? Ti dicono subito: non l'hai mai provata, te lo diciamo noi. Sensazione di assenza di gravità e ritorno di energia. Non potevamo permettere, senti quanto è forte, la forza di gravità di rallentarci. Quindi abbiamo creato una schiuma completamente nuova e l'abbiamo avvolta in un mesh a compression in grado di generare energia. Non solo è abbastanza morbida da assorbire gli impatti, ma restituisce energia e dà nuovo impulso. L'abbiamo chiamata UE-Uver perché offre la sensazione di assenza totale di gravità. Under Armour 1, gravità 0. Questa è una conclusione bellissima, no? Cioè c'è proprio una sfida in corso e Under Armour dice: questa l'abbiamo vinta noi. Vedi questo tono di voce molto ruvido, molto aspro, che però emoziona, no? Ispira tutte le persone che la mattina si svegliano o la sera vanno a correre e vogliono vincere la loro personale battaglia con magari non la gravità, però con loro stessi e loro stesse. E quindi il tono di voce aiuta a entrare nel mondo del brand, nel mondo che noi vogliamo vivere. Andiamo su un tono completamente diverso, quello di Thun, il produttore dei famosi angioletti e comunque delle figurine e degli oggetti in ceramica. Ecco, Thun ha un tono di voce ovviamente molto più dolce, perché quella è la sua personalità. Andiamo a vedere come parla Thun. Sbocciano le emozioni. Le persone sono fatte di storie e legami da custodire, come veri e propri tesori, e da esprimere con un regalo personalizzato ed unico nel suo genere. Nascono così dall'unione tra Thun e Trollbeads creazioni in argento e vetro di alta qualità da comporre per dare emozione a ogni storia. Mani sapienti di artigiani e designer Trollbeads danno vita a gioielli preziosi che racchiudono tutta la magia dell'inconfondibile stile Thun. Componi il tuo bracciale con i nuovi beads in vetro e murano con il quadrifoglio. Ok, quindi vedi che questo è un tono di voce un po' più dolce, però leggermente anche sofisticato. Si parla di mani sapienti, di artigiani, si parla di alta qualità, però si parla anche di magia, si parla di emozioni. Un tono di voce completamente diverso da Nike, da Under Armour e da Monster, che però caratterizza molto bene il mondo Thun. Nella costruzione di un tono di voce, quindi dobbiamo chiederci come possiamo esprimere la personalità del mio brand con le parole, ok? E poi anche con la grafica in realtà, ma adesso rimaniamo sulle parole. Cioè come io traduco un tono di voce gentile, dolce, sofisticato, con le parole, no? E quindi dobbiamo poi codificare, questo è il lavoro che noi facciamo ad esempio in Content University, quello di codificare un tono di voce per le aziende. E adesso andiamo a vedere a Trollbeads, che ci fa vedere come anche i dettagli nel tono di voce contano. In questo ultimo esempio ti faccio vedere una schermata dell'e-commerce di Trollbeads. Guarda i loro gioielli hanno dei nomi particolari: Marea Travolgente, Famiglia di Delfini, Fondale Marino, Regina del Coraggio, molto bello, Regina dell'Eleganza, Forza e Dolcezza. Ecco, anche questi nomi sono importanti perché trasmettono una sensazione, un'emozione, no? Regina del Coraggio ti trasmette qualcosa, se hai bisogno di coraggio in quel momento, quello potrebbe essere un simbolo per te. E quindi
Anche questi nomi sono molto importanti. Ad esempio, un errore che secondo me fanno le aziende nelle loyalty card è quello di dare i nomi ai diversi livelli di loyalty, quindi di fidelizzazione, con argento, oro e platino, no? Il solito silver, gold e platinum. È un peccato, perché lo fanno tutti e perché non racconta nulla. Mentre ad esempio Sephora parla di altri tipi di livelli che ti fanno capire che sei a quel livello, che sei a un livello superiore, che sei parte di una comunità, mentre la comunità Gold ce l'hanno tutti perché tutti la chiamano così, quindi è un peccato. Ecco, questo è il tono di voce, l'espressione più vera, più autentica della personalità del brand. Non è facile da fare ovviamente, ma oggi, soprattutto oggi, è sempre più importante, perché oggi con il grande rumore che c'è soprattutto online, con le aziende che si possono permettere di essere presenti 24 ore su 24 e creare molti contenuti, oggi dobbiamo non solo essere presenti ma differenziarci, e quindi il tono di voce può essere veramente il modo per toccare i cuori e le menti delle persone con la nostra personalità, e quindi farle entrare nel nostro mondo e farle innamorare del nostro mondo.